questa tematica è una tematica di tutti, è una tematica che non è di parte, che non deve essere di parte, è una tematica che non è di una religione, è un tema che non ha un ceto sociale, è un tema che non è solo delle donne. E sono più felice oggi di essere qua e di aver accettato di essere presente, perché in queste giornate passate, in questo fine settimana, ho ricevuto innumerevoli mail per chiedermi di disdire, di non essere presente. E invece ancora più fieramente sono presente e sono felice di essere il megafono per questa possibilità di parola, perché sull'Iran oggi tutti devono parlare. Masi e di Ahmed. Appunto, sono miei coetanei, se non sbaglio, nata Masi nel 1976, Ahmed nel 1977, che con estremo coraggio raccontano quello che accade nella loro terra, lo raccontano a distanza e lo raccontano per due motivi differenti. Masi si avvicina alla sua ribellione nella mia stessa età, negli anni 90, in cui lei subisce un arresto e io negli anni 90 già avevo scelto di fare politica. A me perde moglie e figlia, ma saranno loro a raccontare la loro storia, ma entrambi invece di tenere le proprie sofferenze per loro decidono di girare il mondo per parlare di ciò che accade in Iran.